Viaggio dentro ad una delle grotte più profonde del mondo, la Spluga della Preta, quasi 1000 metri d'abisso che attirano speleologi e scienziati. Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza. Quali sono le grotte più profonde del mondo? Una sicuramente è in Georgia, quella di Voronia, 2140 metri, più vicina all'Amprechtshofen in Austria. In Italia, a Sant'Anna del Faedo, in provincia di Verona, c'è l'abisso della Spluga della Preta, che con i suoi quasi 1000 metri è comunque una delle caverne più profonde del pianeta. Per scendere in questo abisso in realtà bisogna prima salire in montagna. E c'è chi ci va per avventura, ma anche per amore della scienza. Speleologi in azione in grotta, ricercatori ed esperti in cammino nelle viscere di una delle caverne del parco della Lessinia, una delle tante. Un pipistrello prende il volo nei bui e nei silenzi appena interrotti dai visitatori, mai troppo silenziosi, mai troppo rispettosi e prudenti. Comincia da qua giù un piccolo viaggio nel mondo della speleologia e nelle grotte più profonde e belle del mondo. Parco di Lessinia, tra Brescia, Alpi, Trento, il Garda. Terra dolcissima a vederla così, appena a sud dei grandi monti, a fianco del dolce lago. Dolce in superficie, ma a tratti aspra, cosparsa di fratture, buchi, caverne e fenomeni carsici. Paradiso non solo dei pipistrelli, ma anche degli speleologi, brigate di appassionati e di ricercatori che con ogni tempo, in ogni stagione, si armano di corde, caschi e fiammelle al carburo per avventurarsi nel regno del buio. Qui siamo in uno dei luoghi simbolo di questa montagna, all'interno di una riserva naturale del Parco della Lessinia, nel maestoso Ponte di Veia, quello che era conosciuto fin dall'epoca rinascimentale. Il Mantegna lo dipinse nella Camera degli Sposi a Mantova. Questa è una delle grandi meraviglie, come molte sono le meraviglie segrete e sotterranee che andremo a indagare in questo nostro giro in Lessinia. Siamo pronti? Siamo pronti, Francesco. Possiamo partire. Il Ponte di Veia e la Grotta dell'Orso sono l'occasione oggi per parlare di speleologia, un po' sport, un po' scienza, un po' avventura. Ed è proprio non lontano da qui, con questo capace, festoso e numeroso gruppo, che ci prepariamo a visitare il baratro. L'abisso degli abissi italiani è uno dei siti più fascinosi del mondo, nel comune di Sant'Anna di Alfaedo. Lo vediamo un attimo da quassù, mentre i nostri amici si preparano a una discesa di 2 giorni. Seguiamo con un misto di fascino e di panico, ma sì, la Spluga della Preta, un buco di pietra di 985 metri, così profondo, così vario nella sua naturale architettura, che qualcuno lo chiama il cervino degli abissi. Una storia di record, era ritenuta fino agli anni 30 la caverna più profonda esistente al mondo, ricca di miti e di storie. Mezza compagnia scende per la prima volta, allegria e calma. Sì, la cosiddetta calma speleologica prima di entrare, perché bisogna prendere le cose molto pianino, entrare non già stanchi ma rilassati, mangiare, dopo si sta dentro 2 giorni e quindi non bisogna far fatica prima. Mentre Francesco e tutti gli altri si preparano a scendere, apprendiamo i rudimenti della speleologia da un nutrito gruppo di giovani che ben sa che cosa fa e perché. Uniscono hobby, sport, scienza e conoscenza. Francesco è ricercatore e scrittore. Insieme ad Alessandro, il compagno regista, hanno realizzato il film L'Abisso, dal quale sono raccolte queste immagini. 2 anni di lavoro, 10 di premi internazionali. La speleologia, con il suo capolavoro, la Spluga, dunque, da luogo di primati sono diventate visi, musica, immagini, situazioni e racconto di quanti, da decine di anni, si sono avventurati laggiù. Risveglio in un sabato dedicato a un viaggio in profondità, laggiù. Cantate, risate e talvolta anche un cicchetto. Il coraggio liquido lo chiama qualcuno, prima di scendere. Questa cosa è stata scritta la storia della speleologia esplorativa mondiale. Marta è alla sua terza volta, mai avuto paura? Sì, tanta. L'ultima volta che sono andata mi sono trovata a fare questo pozzo da sola. E non avevo nessuno vicino che mi rassicurasse, quindi... ho avuto tanta paura. E ci ritorni? Certo, bisogna vincere queste paure. Un tranquillo weekend ipogeo per i ragazzi della Spluga. Troveranno forse un giorno l'altra uscita della grande caverna. Questo è il sogno di molti di loro. Qualcuno è certo che ci sia.